Vincent Candela è nato il 24 ottobre 1973. Destro naturale, ha giocato per quasi tutta la sua carriera sulla fascia sinistra, cosa che gli permetteva di rientrare e calciare con il suo piede preferito. Definire Candela un terzino è quantomeno riduttivo, perché la sua tecnica faceva invidia anche ai centrocampisti migliori. Arrivato in giallorosso nel gennaio del 1997, è stato subito protagonista del 4-3-3 zemaniano. Le vittorie sono arrivate con la Roma di Fabio Capello, Cafu a destra e Candela a sinistra. Hanno rappresentato per anni la coppia di esterni migliore del nostro campionato. Le 9 stagioni in giallorosso di Candela sono state rese indimenticabili dallo scudetto del 2000-2001 e dalla Supercoppa italiana vinta anche grazie ad un suo gol nel 3-0 finale contro la Fiorentina. Ai successi in giallorosso, Vincent è riuscito ad aggiungere i trionfi con la maglia della nazionale francese al Mondiale del 1998 e all'Europeo del 2000. Il suo addio al calcio è datato 5 giugno 2009, al termine di una partita organizzata all'Olimpico davanti a 40.000 tifosi giallorossi, partita giocata dalla Roma campione d'Italia e la Francia campione del mondo ed Europa.